hanno un po' lasciano un po' lo spettatore in sospeso al termine, proprio perché c'è questo finale che non chiarisce totalmente, come ho già detto. L'ho fatto soprattutto per i temi più importanti, perché in questo modo lo spettatore deve proprio riflettere, voglio che rifletta. Tu vieni qui e pretendi che io ti dia il consiglio che tu vuoi. È mediocre meglio dare solamente pane del circenses. Non consigli che non capirebbero. Smettila con tuo inglese del cavolo, non farmi Tu invece incazzare. smettila con quella roba. Panem et circenses del 2005, 1945 e Bang 2006. È finita Delitto informale 2007, mentre questo, che è appunto l'Arcano Patema 2008. Trattano per lo più, diciamo, i cortometraggi delle tematiche che magari sono comuni, che però sulle quali però la gente non si sofferma tanto. Simona, sì, la macchina, la fretta, gli amici che non capiscono, il tempo che non basta mai, il lavoro difficile. Continua, Luca, continua a pensare. Vattene! Solo con te. Ma di che parli? Me ne andrò quando avrò la tua mente. Per esempio questa sullo stress, o magari anche sul fumo, che può essere inteso come una droga, o anche le armi, visto che comunque ultimamente ci sono stati anche diversi delitti familiari, se vogliamo chiamarli così. Cosa vuoi? Voglio le tue paure, le tue incertezze, voglio il tuo tempo, i tuoi pensieri e la tua mente sotto il mio influsso. Influsso di cosa? Ah, dello stress. Abbiamo cercato magari di creare dei cortometraggi che avessero magari anche un finale aperto. Questo appunto per lasciare anche lo spettatore con una riflessione alla fine del corto. Se noi appunto svegliamo tutta la trama, tutto il finale, lo spettatore alla fine della visione si alza dalla poltrona, bello il corto, se ne va. In questo modo invece lo spettatore si mette anche a ragionare appunto se in questo caso lo stress può essere veramente un nemico mortale e se si può appunto riuscire a sconfiggerlo in qualche modo. Diciamo, dal corto si fa anche, diciamo, mettiamo anche in evidenza che per sconfiggere lo stress non bisogna restare da soli, e infatti bisogna cercare magari aiuto, che so, negli amici, nella propria ragazza, non cercare l'isolamento invece. È vero, non ti capisco. Non so cosa ti stia succedendo. Sembra che non ti importi di quello che tu faccia, che non ti importi degli altri. Tu non sei affatto solo, Luca. Per questo corto ho puntato soprattutto sui contrasti, volevo creare dei contrasti sui personaggi, non solamente magari per la posizione che occupavano nel campo, per quello che dicevano, ma anche stilisticamente tramite i colori appunto che avevano loro. Infatti il personaggio principale è Stefano qui, Luca, che appunto è biondo con gli occhi azzurri. E lo stress non è che ho voluto scegliere appunto un personaggio stress che avesse invece dei tratti somatici opposti, capelli scuri e degli occhi scuri. Questo non perché lo stress sia, diciamo, totalmente il lato negativo opposto di suo, ma invece fosse comunque un suo lato negativo, uno dei tanti, che fosse però il lato che racchiudesse le paure e le incertezze. Per quanto riguarda invece i dialoghi, non li ho scritti io, sono stati scritti da un mio amico di Roma, Federico Franchi, che ringrazio. Visto che ha avuto credo anche un'esperienza di questo tipo, proprio che si sia lasciato in quel periodo, credo che appunto queste parole gli siano venute anche da un sentimento più profondo, siano anche più significative rispetto magari al fatto che se l'avessi scritto io o se l'avesse scritto qualcun altro. Serena ha avuto un problema di dizione, ma non è che fosse proprio un problema di dizione, più che altro quello è sempre un problema legato all'audio, visto che comunque abbiamo dei mezzi piuttosto poveri. Però, visto che comunque la sua interpretazione richiedeva anche un tono, diciamo, sofferto, non c'era neanche bisogno di farla urlare troppo, quindi anche se alcune parole non si capiscono, diciamo. Gli altri personaggi sono identificati abbastanza bene, anche perché ho considerato anche che tra Giulio, che era Stress, e Stefano, che era Luca, c'era anche nella realtà questa sorta, diciamo, di astio, e quindi questo si è anche ripercorso nel film, nel corto, tra i personaggi che c'erano. Spettatori, diciamo, fissi,
sono comunque a Bernareggio 3-4 personaggi, tra cui anche l'intervistatore di adesso, che sono, diciamo, quei personaggi a cui ci tengo a farlo vedere perché possono darmi magari un giudizio più tecnico, più critico e anche più profondo. Poi può capitare che lo facciamo vedere ad alcuni nostri amici, partecipando a dei concorsi comunque viene visionato da una giuria, facendolo vedere a queste manifestazioni, gente comune lo può vedere, e poi magari quando un corto viene sfruttato in tutte le salse, dopo aver partecipato a concorsi, comunque riteniamo che non possa più darci niente, magari lo pubblichiamo anche su YouTube, che possa avere anche una più ampia diffusione. Disposti a tutto per ottenere ciò che fu utile. E quando l'avete trovato, vi stancate e correte, correte, correte in cerca di soldi, sesso, potere, e non avete mai abbastanza. Ed è da questo che io nasco, dalla vostra stessa brama.